Allora, eccoci con Giovine della Montagnola. Ti chiedo subito, una partita messa in cassaforte praticamente dopo un quarto d'ora, siete stati superiori, non avete subito niente. Il gol della Real Miami sull'unico sverone difensivo, un retropassaggio regalato peraltro a 20, il capocannoniere. Che cosa c'è da migliorare in questa Montagnola, al di là poi del retropassaggio? Sicuramente facciamo i complimenti agli avversari, perché comunque loro in campo sono tosti, sono rognosi, li conosciamo da tempo, li conosciamo da anni. E Montagnola, devo dire, ragazzi sono stati, io ho giocato 2 minuti, ragazzi sono stati tutti bravissimi e abbiamo portato, cercato di fare il più possibile quello che fa il mister, che ci chiede il mister, quindi giro palla, provare a giocare il pallone il più possibile, arrivare in porta con delle azioni e dei passaggi e non solo con dei lancioni. Mi sembra che i ragazzi, ci siano i compagni, siano riusciti a fare quello che il mister chiedeva, e quindi la partita è stata sicuramente messa in cassaforte, anche perché sono stati bravi a rendere al meglio il gioco del mister. C'è da migliorare, ecco, l'hai detto tu, bravo, l'unico sbarione, abbiamo preso gol, forse è proprio quello che dobbiamo migliorare, essere attenti tutti e 80 minuti e cercare di sbagliare il meno possibile, rimanere con la testa in partita anche quando magari si sta 2 o 3 a 0. Sì, perché poi effettivamente non avete subito niente, a parte appunto il retropassaggio, siete una squadra completa, questo mi viene da dire, anche nell'ultima in casa, la sconfitta con l'Orione, però la squadra c'è stata fino all'ultima, è rientrata in gara oggi. L'Orione c'è stata una grandissima reazione, ci sono stati i soliti sbarioni di cui parlavate voi giustamente, siamo una squadra che è nuova perché siamo nati dalla fusione dell'Alba Roma del Montagnola, il mister sta lavorando tanto su questa squadra, i risultati sta dando i suoi frutti e noi continuiamo a migliorare il più possibile e arrivare il più in alto possibile. Grazie mille Giovine, alla prossima. Ciao.